89-10, 1-0 Liverpool. Innanzitutto iscrivetevi al canale, iscrivetevi a tutto quello che vi dovete iscrivere, ma tanto già lo sapete perché oramai siete del canale. Waiyu, partita bella, perché è stata una bellissima partita. Il Napoli era pure andato in vantaggio, ma per come si dice a Napoli, Ponupile Pucchiac, ci hanno annullato il gol, ragazzi, per un orecchio, per un orecchio di Ostigard, ragazzi. Quindi il Napoli rimane sullo 0-0. Non è che il Liverpool abbia fatto chissà che partita comunque, anzi, possiamo dirlo tranquillamente, il Napoli molto probabilmente, viste le gare occasioni create, forse il pareggio gli stava stretto più al Napoli che al Liverpool. Vabbè, detto questo, quanti minuti di recupero dai, amico mio? Che dire, partita molto, molto, molto buona del Napoli, ragazzi, perché intanto 7 minuti di recupero, clamoroso. Partita buonissima da parte dei giocatori di Luciano Spalletti, signori. Non state a guardare ora il risultato, perché poi ci sarà il fenomeno che arriverà e dirà: avete perso, avete perso, non siete buoni. Ragazzi, attenzione, intanto il Napoli comunque ci prova, lo vedete, questo Napoli ha cazzimma, ha voglia, Waiyu. Questo Napoli ha voglia, non ha paura, anzi, ha palleggiato, gli ha messo le palle proprio in testa, in tutte le parti, a Liverpool, Waiyu. A centrocampo praticamente ha quasi sempre vinto tutti gli scontri. E seguiamo questo corner, può darsi che la buttiamo dentro, quindi 1-1 ci sta, ci sta. Attenzione, nel mezzo niente da fare. Lozano allarga subito, Zielinski, Zielinski da Piot, nel mezzo, è buono, è rimasto lì, e Raspadori alto, va benissimo, wow, Raspadori e arriva alla spalla Van Dijk, mamma mia, guarda, è 3 metri Van Dijk. Comunque, migliore in campo, Lobotka. Lobotka, secondo me è stato il migliore in campo, poi qualcuno dirà Ostigard per il gol, ma Waiyu, Lobotka ha fatto una partita mostruosa. Lobotka che in mezzo a dei giganti, in effetti vedete, total tiri totali 10 a 12 per il Liverpool, 4 a 2 nello specchio della porta, però questi 3 tiri li hanno fatti oramai all'88esimo quando ha segnato il Liverpool, cioè il Napoli non ha concesso praticamente nulla a questo Liverpool, però il risultato sta stretto al Napoli, aver perso 1-0 sta stretto, però come detto, il Napoli poteva benissimo portare a casa l'1-0 e non aveva rubato niente. Attenzione, Simeone allarga, sbagliato. E va bene così, non fa niente, 5 minuti alla fine. Spalletti ha fatto una cosa azzardatissima che però a me non è che mi è piaciuto tanto, Dombele in mezzo al campo, sono sincero. Attenzione, cross in mezzo, angolo, ancora angolo per il Napoli, il Napoli spinge, non se ne frega niente, l'1-0 gli va bene al Napoli perché come detto poteva perdere con 3 gol di scarto e giusto portare a casa almeno il pareggio, se dovessi segnare il pareggio ci può stare, no, il pareggio. Cross in mezzo. Oh, Waiyu, però occhio ai contropiedi, ora. Perché occhio ai contropiedi, non ci sbilanciamo troppo perché vogliamo andare a pareggiare, tanto il pareggio non serve a niente. Ecco, diciamo che serve per non perdere questa striscia di risultati positivi. Raspadori, cross nel mezzo, Alisson, con le mani. Quindi, possiamo dirlo tranquillamente, Waiyu, non... Oh, occhio a Darwin Nunez, nel mezzo, Salah, ma l'Ostigard come l'ha salvata, mamma mia cosa ha fatto Ostigard, Waiyu, mamma mia, brividi finali, si è accesa, all'ultimo minuto si è accesa, Waiyu, oramai non ci sono più schemi, giocano proprio alla cazzo, però Ostigard che intervento, Waiyu, mamma mia, Ostigard, che partita di Ostigard. Comunque io quell'altro, il Liverpool, non so nemmeno che ha fatto l'Inter, non so c'è niente, perché, è calcio d'angolo, giustamente, calcio d'angolo per il Liverpool, cross nel mezzo, cos'è? Pugno a chi? Che è successo? Un pugno a Elmas, non si capisce per chi. Darwin Nunez giallo. Sono sincero, quel fatto di aver messo Dombele ed Anguissa insieme non mi è piaciuto troppo. Sono sincero, Dombele o Waiyu, io non riesco a farmelo piacere. Non so a voi se vi piace Dombele, ma a me personalmente non mi piace. Lo vedo troppo moscio, troppo appesantito ancora. C'è sempre da trovare la forma fisica migliore, secondo me,
Poi qualcuno mi dirà: ma tu di calcio non capisci niente. Io non capisco calcio di niente, però pure chi commenta qui sopra non è che sia questo grande filosofo del calcio, perché se eravamo tutti fenomeni stavamo a giocare stasera alla Champions League, non stavamo qui a commentare davanti a una telecamera. Il centrocampo solido perché Lobotka, Wagyu, con io non so Lobotka quante partite abbia fatto in Champions League, ma io penso sia la seconda o terza stagione che fa in Champions League. Allucinante Lobotka, è allucinante Wagyu, è allucinante veramente. Come detto, il Liverpool veniva da una serie di partite negativissime, addirittura ha perso pure con l'ultima in campionato. Però il Napoli è stato molto attento in fase difensiva a non concedere nulla a questo Liverpool. E sapete, era difficile non concedere nulla al Liverpool, perché io l'ho detto, se riusciamo a passare i primi 10-15 minuti indenni, qualcosa lo possiamo portare a casa, e così è stato. Abbiamo portato a casa quei primi 15-20 minuti, che è stato proprio l'arrembaggio del Liverpool, che poi grandi arrembaggi non ne ha fatti il Liverpool, diciamoci la verità. Kvara, parliamo un attimo di Kvara. Questa sera ha giocato bene, secondo me. Poi ci sarà il fenomeno, ribadisco, ci sarà il fenomeno che arriverà qui, ma Kvara non si è visto stasera. Guardate la fase difensiva di Kvara, guardate la fase in attacco di Kvara e poi ne possiamo parlare. Quando si accende Kvara si accende il Napoli. Attenzione, Lozano, che fai? Angolo, il Napoli continua. Attenzione, che c'è? Forse l'arbitro ha fischiato per cosa? Angolo per il Napoli. Subastar per un orecchio. Incredibile. Manca un minuto, tutti in avanti, i giocatori del Napoli. Vediamo un pochino. Ci sarà uno schema? Su. Dai, che ce l'abbiamo i saltatori. Su. Sono saliti tutti. Cross buono, madonna mia, siamo ancora in attacco, anche chissà. Zambo, che fai ora? Dai Zambo, finta, doppia finta, nel mezzo. Madonna mia, Lozano non è riuscito a prendere, attenzione al contropiede. Oliveira, mostruoso Oliveira, anche Oliveira ha fatto una partita bellissima, voglio. Ma tutto il Napoli ha fatto una partita bellissima, ragazzi. Ha voglia di dire, il Napoli ha fatto una partita con il coltello fra i denti. Questo Napoli è micidiale, lo possiamo dire tranquillamente. Questo Napoli è micidiale, vai. Questo Napoli non ha paura di nessuno. Non state a guardare il risultato 1-0, perché ci poteva stare il risultato di 1-0. Ma il Napoli è sempre stato in partita e addirittura ha giocato. Attenzione, Meret mostruoso. 2-0 Liverpool, fuori gioco. Fuori gioco. Ci sta uno a noi e uno a voi. Van Dijk, mi dispiace, ci sta. A noi ce l'hanno annullato per 3 cm. Tu sarai avanti di 20, 30, 40 cm. Quindi il 2-0 non ci stava assolutamente. Fammi vedere. Van Dijk, sì, è fuori gioco. Oddio. Ah no, c'era Darwin. Ma forse Darwin non era in fuori gioco? Attenzione, perché mi sa che non è fuori gioco, Vediamo. Ah, guarda, non si è Meret attaccato la palla dentro. Ma scusa, c'hai il braccialetto per vedere se è gol o non è gol. Scusami, Ma. Vediamo. Fai questo 2-0 e poi finisce qui, dai. Su, che facciamo? Ora staremo un altri 30-40 minuti per capire se è gol o non è gol. Ma cioè, ragazzi, questo è regolare. È gol, voglio. È gol. C'è il piede di Zerich. Cioè, renditi conto che culo hanno questi. Renditi conto che culo hanno questi. Se gli dai il gol è perché c'era Zerischi con il tacco. Cioè, rendiamoci conto il culo che c'ha questo Liverpool. Allucinante. Cioè, è incredibile. Cioè, tutti e due gol di testa poi abbiamo subito. Sì, ma Ayu, non si può aspettare tutto questo tempo per un VAR. Cioè, Ayu, dai. È gol, è regolare, ve lo dico io, è regolare. Dai, è regolare.
E te l'ho detto che era regolare. C'era il piede di Zielinski. Dai, 2-0. Incredibile. 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 Che culo che hanno. È finita? Ma è finita o no? Non ho capito. Ah, è finita, è finita. È finita, voglio, è finita. Va bene così, 2-0 per il Liverpool. Ci può stare, ci può stare. Non il 2-0 però. Giustamente segnano all'88esimo, poi si buttano in avanti. Comunque, voglio, sconfitta indolore, perché siamo primi nel girone e ve lo prendete nelle pacche. Ciao, voglio.